presentata nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Confcommercio di Pesaro Urbino, Green App, applicazione che contribuisce a migliorare la gestione della raccolta differenziata in tutta la provincia di Pesaro Urbino. Green App nasce dall'idea di Lorenzo Rondina, studente di Cartoceto, vincitore del concorso GARAP, promosso e realizzato da Terziario Donna, le imprenditrici di Confcommercio di Pesaro Urbino, dall'associazione Lega Ambiente e dalla società Marche Multiservizi, sponsor del progetto. Amerigo Varotti, direttore di Confcommercio Pesaro Urbino. Finalmente si compie un progetto che è iniziato nel 2012, e con questo concorso GARAP tra le scuole della nostra provincia. I ragazzi avevano presentato dei progetti per realizzare delle applicazioni per smartphone, per tablet, legati a temi che noi come Confcommercio avevamo indicato, quindi turismo, cultura, ambiente e non gastronomia. La commissione scelse tre progetti che poi i tecnici informatici hanno elaborato. Oggi siamo felici di presentare la terza applicazione, che è già online, può essere presa dallo store di Apple, Green App. Tutte e tre queste applicazioni rientrano un po' in quella che è la filosofia della nostra associazione: valorizzare la cultura, e quindi la prima era legata a Rossini, valorizzare l'ambiente e il territorio, e le ultime due sono più sostenibile e Green App, che sono legate appunto alla valorizzazione dell'ambiente, al costruire sostenibile, che un'associazione come Confcommercio, che tutela le imprese del turismo e crede che il turismo sia la leva fondamentale di sviluppo della nostra economia, molto più del manifatturiero oggi in crisi, non poteva che sviluppare e realizzare. Ecco, questa applicazione è stata realizzata grazie al contributo di Marche Multiservizi. Non solo contributo economico, ma anche il contributo operativo, perché nell'applicazione sono contenute le informazioni che già Marche Multiservizi aveva sviluppato in via cartacea e che oggi sono a disposizione di tutti i cittadini in maniera semplice con appunto questa applicazione. Una collaborazione con Marche Multiservizi che è anche sviluppata in altri settori, come quello del recupero degli oli esausti nei ristoranti e negli alberghi. C'è un progetto che ci lega, che lega Confcommercio a Marche Multiservizi e che sarà applicato nei prossimi giorni. Come è nata l'idea di questa iniziativa? Sentiamo Mauro Tidiroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi. Ma direi che l'idea è nata da Confcommercio Lega Ambiente. Noi abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa perché ci siamo resi conto che poteva essere, così come è, di fatto è un ulteriore contributo ai cittadini, a tutto il sistema, per migliorare ancora la qualità e la quantità della raccolta differenziata, per arrivare all'obiettivo fissato dalla Comunità Europea di arrivare a un buon riutilizzo dei rifiuti raccolti in modo differenziato. Quindi direi che è stata un'ottima sinergia di idee alla quale noi, ripeto, abbiamo aderito, e siamo contenti, anche contentissimi anzi, del risultato ottenuto, che riteniamo possa essere estremamente utilizzato. Un'azienda alla vostra molto attenta al territorio. Ma direi che è un'azienda che comunque è particolarmente attenta al territorio, all'ambiente. Gli investimenti realizzati su tutti i fronti, parliamo dei rifiuti così come fognario depurativo, vanno nella direzione di migliorare la qualità della vita del territorio dei comuni che gestiamo, e questo possiamo farlo grazie però anche a una buona solidità economica finanziaria che ci consente di avere un buon livello di investimenti anno per anno. Perché, come dicevo prima, nel 2014 abbiamo realizzato oltre 16 milioni di investimento sui territori, e il nostro piano industriale prevede altrettanti investimenti nei prossimi anni, per circa, su un quadriennio, altri 70 milioni di investimenti. Quindi direi che è un'azienda che guarda avanti, le cose da fare sono tante, però credo che passo dopo passo i miglioramenti si notino e si vedono in modo concreto e reale. Patrizia Caimi, presidente Terziario Donna, con questa terza applicazione si chiude un percorso difficile ma alla fine molto positivo.
Sì, molto positiva, è stato un percorso lungo e difficile perché la realizzazione delle app è in un periodo, quindi il 2012-2013, che ancora le app erano all'inizio, non era facile svilupparle, adesso è una cosa ormai di routine, diciamo, e quindi abbiamo avuto qualche difficoltà anche perché abbiamo realizzato tre app molto importanti, complesse soprattutto. Però diciamo che siamo molto soddisfatte, anche perché Terziario Donna, ogni progetto che realizza lo realizza per questa provincia, per questa città con grande amore e anche con il pensiero che possa essere molto utile, quindi un altro successo ci fa bene. Terziario Donna, punto di forza della Confcommercio. Cioè, le donne imprenditrici sono le donne associate a Confcommercio e posso anche preannunciare che abbiamo un bellissimo progetto anche per quest'anno, per cui ci sentirete ancora. Sara Muratori, vicepresidente Lega Ambiente, un bel progetto con risultati più che positivi grazie a questa sinergia con Confcommercio, Terziario Donna e Multiservizi. È veramente una bella impresa, un bel progetto che siamo riusciti a portare avanti grazie alla coordinazione di un'associazione ambientalista come può essere appunto Lega Ambiente. Siamo qui in casa di Confcommercio e Terziario Donna, che hanno sempre sostenuto progetti legati sia al territorio che comunque a tematiche sul benessere, sull'ambiente, quindi siamo proprio nel vivo di questo tema. E grazie a questo ragazzo, perché oggi presentiamo l'ultima delle applicazioni che avevano vinto il concorso GARAP, che è appunto Lorenzo Rondina, che ha pensato a questa bellissima app che ci permetterà comunque di gestire una raccolta in casa propria molto più semplificata, sia chi segue un porta a porta, ma sia anche per tutte quelle persone che vogliono sapere dove poter conferire rifiuti o dove poterli portare, perché ci sono anche dei collegamenti con le ecomappe all'interno di questa applicazione per i centri di raccolta in tutta la provincia di Pesaro. Quindi diciamo insomma una bella avventura, perché nel 2012 non è stato neanche molto semplice far comprendere alle persone di che cosa stavamo parlando, perché le applicazioni non erano ancora così in auge come oggi, invece sono ormai all'ordine del giorno, perciò un progetto pioneristico che ci ha fatto guardare avanti e finalmente oggi, a conclusione delle tre applicazioni realizzate in questi due anni, siamo felici, siamo contenti, ringraziamo anche Marche Multiservizi che ha sostenuto comunque il progetto e che, come abbiamo sentito, è un'azienda che anche dà premi, concorsi e tante altre cose che stanno portando avanti. Sicuramente è veramente un pregio avere qua in questo territorio, in questa provincia.